Rappresentato in Italia per la prima volta nel 1888 proprio al Teatro Comunale di Bologna, Tristan und Isolde, Tristano e Isotta di Richard Wagner, è tornato in scena in un nuovo allestimento che ha inaugurato con successo la stagione d'opera 2020. Nel cast, voci wagneriane esperte, Stefan Vinke, Tristano, e Ann Petersen, Isotta. È un Wagner innovativo, molto interiorizzato, con una direzione molto raffinata e molto approfondita di Juraj Volchua, che è un artista che amiamo molto, con due registi tedeschi che creano insieme una progettazione artistica. Un grande amore fuori dal tempo, quello immaginato dal regista tedesco Ralph Pleger, con immagini oniriche realizzate da Alexander Polzin. Lo spettacolo di Wagner è una cosa magica, è una cosa che unisce arti diversi che vanno in palcoscenico per fare questa storia emozionante e poetica. Vuole capire cosa succede nella mente, nei cervelli di questi due protagonisti. A dirigere orchestra e coro del Comunale il giovane direttore slovacco Juraj Volchua, che non ha tradito i più appassionati wagneriani. 4 ore di bellissima musica e che va oltre ogni spiegazione verbale, perché cercare a spiegare questo capolavoro abbassa emozioni che uno potrebbe sentire. Prossimo appuntamento con l'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini.